Ascolta Cronocio Zero, ben ritrovate. Siamo con il sindaco di Castiglione Fiorentino, Mario Agnelli, che ringraziamo per la sua disponibilità. Intanto, signor sindaco, noi ci ritroviamo qui con i dirigenti della Castiglionese per la presentazione dell'allenatore, e questo entusiasmo sicuramente dice che c'ha tanta voglia di ripartire. Ma sicuramente l'immagine che viene data oggi della società anche al neo mister Roberto Fani è sicuramente l'immagine della società che ha voglia di ripartire, e questa voglia sinceramente me l'aspettavo, ma non è una cosa scontata, perché il periodo che abbiamo vissuto, insomma, non è che è così foriero di entusiasmo tale da immaginare che tutti possono essere, come dire, attratti da un allenatore nuovo in una piazza anche importante come Castiglione Fiorentino. La società ovviamente vuole rilanciarsi, credo che la figura di Roberto Fani sia anche una figura giusta, con delle qualità e anche dei numeri all'altezza. Vediamo se tutti gli ingredienti sono al suo posto, perché per fare una buona annata servono tutti gli ingredienti. Tutti gli ingredienti, qui c'è la voglia proprio di ripartire, di riemergere. Ma lei prima accennava proprio alla crisi, diciamo, sanitaria, che poi è scivolata in crisi economica. Ma nel momento in cui si è reso conto di questa difficoltà, da uomo, qual è stata la sua reazione? Che sicuramente non potevamo essere tutti a rincorrere le notizie, anche sanitarie, come la nostra sentenza, la nostra condanna. Noi da questo quadro ne dobbiamo tirare fuori, estrapolare anche una lezione di vita, perché questo ci consente di rivedere un po' anche i nostri obiettivi, le nostre abitudini. Detto questo, anche se si parla di una pandemia a livello mondiale, il nostro territorio, io l'ho detto e l'ho ribadito, non può ritenersi un territorio che è stato così pesantemente colpito da tutto questo virus. Quindi ci dobbiamo ritenere anche fortunati. Certo, i protocolli ora che ne conseguono, anche sugli sport, quelli minori, ma anche quelli dilettantistici, lasciano aperti dei dubbi, perché occorre convivere con questa situazione senza però esserne ovviamente succubi, perché io questo è quello che non voglio fare. Vorrei reagire a una situazione in cui dobbiamo rispondere a delle regole, ma non per questo ci possiamo privare delle nostre libertà. Ci sono tantissime testimonianze che la vedono vicino alla sua gente, ai commercianti, ai lavoratori, alla gente comune. Qual è la domanda che gli fanno più di frequente e qual è la risposta? Ma io vedo una voglia complessivamente di riemergere, vedo un paese che comunque è vivo e quindi ha voglia di ripartire nel vero senso della parola, non è solo uno slogan la ripartenza. Io lo percepisco nella gente di Castiglione Fiorentino, nelle aziende di Castiglione Fiorentino, nei commercianti, nei ristoratori, nelle strutture ricettive. Certo che dopo il coraggio bisogna vedere anche gli effetti, bisogna vedere anche i risultati, bisogna vedere anche che ci sia in tutto questo un momento in cui si percepisce di aver lasciato alle spalle il momento buio, e io su questo non ho mai dubitato che questo potesse avvenire. Noi qui ci troviamo in un posto bellissimo, come si suol dire, un posto dell'Italia, un museo aperto, che piace, è un territorio così che piace tantissimo agli inglesi, ai tedeschi, agli olandesi, ma siamo pronti a ricevere questi turisti? Guardi, la capacità ricettiva di questi territori credo che sia la più alta qualificata forma di isolamento sociale, perché se io penso agli agriturismi di queste zone e uno cerca di rimanere anche, come dire, al riparo da assembramenti, da centri molto popolosi e affollati, credo che questi siano posti ideali, anche proprio per una vacanza. Lo dice non il sindaco di Castiglione Fiorentino, lo dice anche il rapporto che c'è tra la popolazione e il territorio, la densità di abitanti di queste zone è tale che non c'è bisogno di preoccuparsi all'aria aperta, di stare con mascherine, perché
siamo in una metropoli affollata, qui siamo in posti dove ci possiamo permettere attività motorie all'aria aperta, ci possiamo permettere di stare fuori, ci possiamo permettere di avere un orto, un giardino, e probabilmente quelli che arrivano da fuori tutto questo lo possono verificare e apprezzare. Per concludere, sicuramente approfittando della sua disponibilità, e ci siamo divulgati dal calcio, siamo passati a trattare altri argomenti, però mi piace chiudere con il calcio. Mario Agnelli, tifoso di questa Castiglionese, ecco, quanto aspetta che si ritorna, come dire, a ritornare sugli spalti, a incitare la propria squadra e soprattutto questa Castiglionese, dove pensa in cuor suo che può arrivare? Ma questo è presto per dire dove può arrivare la Castiglionese, perché poi bisogna vedere quali sono i competitor, quali sono gli avversari, come si compone il gironi, poi bisogna vedere quale sarà la reazione delle società a questo nuovo approccio rispetto al calcio. Io credo che bisogna volare complessivamente sempre basso, ma non mettere limiti alle proprie ambizioni. E credo che Castiglione Fiorentino ormai da troppi anni aspetta anche di vedere e di vivere dei momenti anche di sano entusiasmo per dei risultati sportivi di una società ormai ultracentenaria, perché nel 2019 abbiamo celebrato 100 anni, quindi a Castiglione è già al 101esimo anno di storia, e non credo che sia un dettaglio di poco conto. Quindi questa sete io l'avverto, però credo che la società responsabilmente deve fare sempre i passi secondo la gamba e cercare nel tempo di raggiungere i migliori risultati sportivi possibili. Ma la cosa più importante, oggi come oggi, credo resti ancora quella di esistere, continuare a esistere. E la ringrazio. Grazie a voi, grazie a voi e a tutti. Su Sport Chilometro Zero. E grazie a Sport Chilometro Zero.